Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Una giornata importantissima per la promozione turistica di Lucca. Una delegazione del comune guidata dal sindaco Mario Pardini è a Montecitorio, a Roma, per presentare un calendario unico di eventi per tutta la stagione con importanti novità, con in particolare un nuovo evento dedicato alla enogastronomia. La conferenza stampa a Montecitorio di presentazione è appena terminata. Vedo già pronta Silvia Toniolo, che è per noi a Roma per raccontarci questo evento. Gli cedo subito la linea. Sì, grazie Egidio, buongiorno. Ci troviamo nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, dove da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi lucchesi 2023. A fare gli onori di casa la deputata Elisa Montemanni, ma era presente gran parte della giunta comunale, a partire dal sindaco Mario Pardini, l'assessore Remo Santini, ma anche Mia Pisano e Paola Granucci. E adesso ci troviamo proprio con il sindaco per cercare di capire di tutti questi grandi eventi che sono stati presentati oggi. L'evento per Lucca oggi è che la location in cui è stata presentata tutta questa manifestazione, il cui obiettivo è appunto abolire, lo avete detto tante volte in questa conferenza stampa, la bassa stagione per Lucca. Esatto, noi ci teniamo che, dato che a Lucca è una città dove già ci sono tantissimi eventi, se noi li presentiamo in maniera unitaria diamo una sistematicità e quindi cerchiamo anche di valorizzare tutti i mesi dell'anno, questo è lo scopo. Poi anche portare avanti un brand Lucca, noi pensiamo ai nostri principali eventi, hanno tutti Lucca nel titolo, Lucca Summer Festival, Lucca Comics, Lucca Film Festival, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lavorare sul brand Lucca, che permette la valorizzazione ancora di più della nostra città, quindi la creazione quindi di indotto, di ricchezza, e la valorizzazione del nostro patrimonio, della nostra, dei nostri territori. Un grande investimento, sindaco, a livello culturale in un momento però di forte difficoltà dal punto di vista economico. Sì, quello assolutamente, ma proprio per quello è in questi contesti che bisogna cercare di investire, laddove possiamo poi generare ricchezza in maniera indiretta, come ho detto, diretta e indiretta attraverso la generazione di indotto. Quindi la valorizzazione del nostro patrimonio non deve essere mai, non deve venire mai meno, anche in un contesto così difficile. Uno, perché lo vediamo anche con Lucca Magico Natale, l'evento di quest'anno, che per la prima volta in effetti i nostri cittadini ci danno un feedback invece di gioia. Anche se il contesto storico è così, l'amministrazione comunque ha il dovere di cercare di recepire fondi con gli aiuti che possono arrivare dal governo, ma la valorizzazione, l'investimento in arte, cultura e la creazione di turismo è quello che secondo noi genera comunque in questo, proprio in questo, anche in questo contesto storico, quello di cui abbiamo bisogno. Che ritorno vi aspettate dalla presentazione di oggi, che è insomma la prima volta, no, che accade per Lucca, ma penso che possa essere anche un progetto apripista anche per altre città? Sì, noi abbiamo lavorato tanto, i nostri uffici, i nostri assessori hanno lavorato tantissimo, è un lavoro corale, lo dico sempre, è di squadra e bisogna fare squadra anche con tutti gli eventi appunto che vengono messi. Ci aspettiamo un ritorno d'immagine, perché Lucca ha tutte le caratteristiche, tanti dei nostri eventi ormai l'hanno già fatto, il salto di qualità addirittura dal locale al nazionale, ormai quasi tutti, ma anche dal nazionale all'internazionale. Quindi noi come amministrazione abbiamo quindi il compito di cercare di valorizzarli ancora di più. Grazie sindaco, abbiamo anche l'assessore al turismo Remo Santini, lo diceva prima Pardini, un lavoro di squadra, la presentazione degli eventi è partita proprio da Lucca Magico Natale e poi è proseguita anche con gli eventi collaterali, no? In sinergia con il Carnevale di Viareggio a febbraio, ma ci sono anche delle novità. Allora sì, c'è la novità del Carnevale di Viareggio, insomma, che è stata annunciata e che in questi giorni viene sviscerata con i dettagli tecnici, quindi la sfilata sulle mura domenica 5 febbraio abbinata ad altre iniziative il sabato e il venerdì precedente. C'è la novità di Lucca Golosa, ovvero la manifestazione food dal 10 al 12 di marzo, in cui i direttori artistici saranno niente meno che Damiano Carrara e Cristiano Tomei, e poi tutta un'altra serie di iniziative spalmate durante tutto l'anno per fare in modo che questa bassa stagione non esista più. Ecco, l'obiettivo, avete detto, è abolire la bassa stagione, e per fare questo vi servite anche dell'app appena creata. C'è una web app eventi il cui QR code si trova in tutte le parti della città e anche nelle cartoline in distribuzione negli alberghi, attraverso la quale in tempo reale si può sapere che cosa accade nel centro storico, sia per quanto riguarda l'arte, la cultura e quant'altro, ovviamente anche per quanto riguarda il resto del territorio.
Ecco, grazie anche all'assessore Santini, per ora è tutto, avremo naturalmente un ampio servizio nel corso delle prossime edizioni del telegiornale, restituisco la linea a voi Egidio, grazie. Grazie a Silvia Tognolo e ai suoi ospiti, ovviamente torneremo su questo argomento nelle prossime edizioni del TG. Adesso andiamo avanti con questo telegiornale e andiamo a leggere i dati relativi alla Covid in Toscana. I nuovi contagiati sono 1.352 con un tasso di positività del 15,3%. 583 ricoverati, continua il lento calo dei ricoverati, dei quali 20 in terapia intensiva, 2 decessi in tutta la regione, in provincia di Lucca i nuovi casi sono 149. Andiamo alla cronaca, chiarito il mistero degli spari che erano stati uditi al quartiere Africa a Pietrasanta, ci spiega tutto Federico Conti. È stato un colpo di pistola esploso dal vicino di casa per mettere in fuga i ladri. Così gli agenti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi hanno risolto il giallo del proiettile finito conficcato nella finestra di un'abitazione di via Bernini, al quartiere Africa a Pietrasanta, nella notte di sabato. La signora residente nell'alloggio, comprensibilmente spaventata, aveva dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto gli agenti effettivamente hanno rinvenuto l'ogiva calibro 9 del proiettile posizionato tra i due vetri della finestra. Dalle analisi balistiche effettuate dalla scientifica, gli agenti sono riusciti ad isolare una zona antistante la casa interessata da dove si presumeva fosse partito il proiettile. Secondo quanto ricostruito, alle 22 di sabato, ignoti hanno scavalcato la recinzione perimetrale di una villa, lì vicino. Il proprietario, che non aveva mai denunciato il fatto, una volta interrogato ha ammesso di aver preso una delle sue pistole, che detiene regolarmente, decidendo di esplodere in alto due proiettili a scopo intimidatorio. L'azione ha messo in fuga i presunti ladri, ma uno dei due proiettili esplosi è andato a conficcarsi appunto nell'infisso della casa di via Bernini. L'uomo è stato così denunciato per esplosioni pericolose e tutte le sue armi, un piccolo arsenale di 12 unità, sono state sequestrate. Caso risolto, ma è chiaro che il gesto dell'uomo poteva avere conseguenze ben peggiori e resta comunque alta l'attenzione delle forze dell'ordine e delle istituzioni sul quartiere Africa, dove nelle ultime settimane si sono susseguiti brutti episodi come la violenta rissa finita con un uomo investito, le due auto e una sedia bruciate di notte. Il comune ha confermato l'arrivo di almeno due telecamere entro la fine dell'anno, mentre è già partito il monitoraggio interforze. Andiamo a Farneta adesso, dove sembra sul punto di ripartire finalmente il cantiere infinito sulla via Sarzanese. C'è stato il sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici e c'è stata anche polemica. Sentiamo. Il cantiere sulla via Sarzanese a Farneta riprenderà non appena le condizioni meteorologiche consentiranno una tregua di qualche giorno. Non ci sarebbero altri impedimenti alla prosecuzione dei lavori del primo lotto, all'ennesima battuta di arresto dopo gli stop dovuti prima all'aumento delle materie prime e poi alla necessità di diversi interventi di consolidamento del manto stradale. A dare gli aggiornamenti sul cantiere, che da sei mesi va avanti a senso unico alternato tra i malumori e le proteste dei residenti e non solo della zona, è il presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Marco Santi Guerrieri, che ha convocato i componenti dell'Assemblea dopo l'incontro dei giorni scorsi con il progettista e con l'impresa incaricata dei lavori. ANAS ha affermato che i lavori nel primo tratto saranno terminati non appena ci saranno condizioni atmosferiche tali per poter fare la impermeabilizzazione e poi di lì proseguire all'asfaltatura. Grande assente al tavolo, ANAS. L'ente competente non è stato invitato alla commissione, spiega Guerrieri, perché convocata d'urgenza. In virtù di questo abbiamo fatto una convocazione proprio per poter incontrare la popolazione e dare una prima informazione di base su quella almeno che è la loro sorte, almeno di coloro che sono da tempo coinvolti in questo disagio. Quindi è una convocazione urgente che non ci ha permesso ovviamente di poter fare gli inviti necessari, cosa che ripeto avverrà al prossimo incontro. Un'assenza che non ha mancato però di suscitare le critiche da parte dell'opposizione. Fammi terminare! Per il consigliere Raspini la riunione altro non è che propaganda. Questa commissione è stata convocata con un metodo francamente inaccettabile per consentire uno show personale al presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, che era stato tra i più feroci contestatori del fermo del cantiere e oggi si trova a dover giustificare come mai questo cantiere ha ancora problemi. L'attuale amministrazione Pardini è nel pieno imbarazzo per doversi rimangiare tante parole spese. Allora, quindi c'è la buona notizia che il cantiere sta per ripartire, però è arrivata anche la notizia che ci sarà un secondo lotto di lavori sempre sulla Sarzanese, poco distante da quelli che sono in corso. Sentiamo ancora Virginia Torriani.
non arriveranno a conclusione tanto in fretta i lavori sulla via Sarzanese in località Farnita. Nel corso del sopralluogo per valutare lo stato di avanzamento del cantiere, che ormai da mesi procede a singhiozzo tra ritardi e interruzioni al consolidamento del manto stradale, è stato annunciato che l'intervento si dovrà estendere a un secondo lotto, interessando anche il tratto di strada fino al bivio in direzione del paese di Farnita. Evidentemente anche il tratto di copertura del fosso, della tombatura del fosso, da dove finiscono ora il primo lotto a dove sarà il secondo lotto è usurato anche quello, quindi andrà fatto lo stesso identico lavoro che è stato fatto nel primo tratto anche nel secondo tratto, chiaramente continuando a creare disagi ai cittadini della zona. Intanto crescono il malcontento e le proteste tra i residenti e gli esercizi commerciali della zona, che dopo la notizia di questa nuova tranche di lavori chiedono all'amministrazione informazioni certe su tempi e durata. Noi come amministrazione comunale teniamo a precisare che non siamo responsabili assolutamente del lavoro, ma siamo responsabili della vita dei nostri cittadini, quindi ci teniamo in prima persona a far sì che i lavori in tempi certi vengano eseguiti, chiaramente che il tratto venga messo in sicurezza. Tra una decina, una quindicina di giorni convocheremo ANAS e i progettisti responsabili di cantiere in una commissione e cercheremo di capire l'evolversi dei lavori e farci dare finalmente una data certa di fine lavori. Chiudiamo spostandoci a Bagni di Lucca, dove è stata inaugurata la nuova palestra a Fornoli. Taglio del nastro a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, per l'inaugurazione della nuova palestra comunale, molto attesa dalla popolazione da oltre un decennio. La struttura, realizzata a due passi dalle scuole elementari, sarà al servizio dei giovani che frequentano la primaria, ma anche delle associazioni del territorio che ne faranno richiesta. Sono veramente soddisfatto perché dopo 13 anni siamo riusciti a ridare a Fornoli e alla scuola elementare di Fornoli, a tutti i ragazzi, un impianto di questo genere, quindi una palestra che può servire anche per tutte le associazioni del territorio. Che noi ci siamo attivati subito perché era determinante costruirla in minor tempo possibile. Ci siamo attivati per trovare finanziamenti e portarla a questa realizzazione nel minor tempo possibile per tutta la popolazione di Forni del comune di Bagni di Lucca. La palestra, costata 1.200.000 euro con fondi provenienti dal MIUR, è stata realizzata a tempo di record, circa un anno e mezzo, grazie soprattutto alla sinergia tra i tecnici del comune e la professionalità delle ditte costruttrici CMS e Sintec di Barga e Holzbau di Calitri, ma anche grazie all'operosità del vice sindaco Sebastiano Pacini. All'inaugurazione erano presenti molte autorità, tra cui gli assessori regionali Alessandra Nardini e Stefano Baccelli, con il consigliere Mario Puppa. C'erano poi i comandanti territoriali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Per la provincia di Lucca era presente Patrizia Andruccetti e poi non sono mancati anche tanti amministratori locali, tra cui la sindaca di San Romano, Raffaella Mariani. Prossimo step, un nuovo collegamento tra palestra e scuola, e questo sarà a cura della Regione Toscana. Rendere ancora più fruibile, più efficiente questo nuovo luogo di utilizzo per tutti quelli che vogliono fare attività sportiva. Solo il tempo per ricordarvi l'appuntamento con Curva Ovest questa sera alle 21.15, la trasmissione dedicata alla Lucchese. È tutto per questa edizione del TG Noi, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.